Radio Stereo 5 presenta Le storie di Jimmy. Le storie di Jimmy. E anche oggi siamo giunti all'appuntamento con le storie di Jimmy, quindi naturalmente qui con me Jimmy Basilotta. Ben trovato come sempre, Jimmy. Buongiorno a tutti. Allora, dove siamo oggi? In quale zona del nostro bellissimo territorio? Oggi andiamo in Valle Maira e precisamente a San Michele di Prazzo. Vi racconterò una storia che è legata al sale. Il sale era molto importante nelle nostre valli e nella nostra economia, tant'è vero che abbiamo delle famose mine del sale che dalla Liguria, dalla Costa Azzurra portavano il sale e le acciughe. Siamo in periodo di bagna calda, per cui ci sta anche bene una storia che riguarda il sale. Assolutamente, rimaniamo in tema, quindi le acciughe sotto sale, la bagna calda, guarda, ma ce una n'è. Delle storie, a proposito, non si sa se è realmente così, ma è interessante comunque anche nella leggenda il fatto che in Valle Maira ci fossero grandi acciugai. Nasceva dal fatto appunto che si importavano le acciughe dal mare sotto sale perché non pagavano il dazio, mentre portare il sale uno pagava il dazio, per cui era un modo per importare il sale evadendo in qualche modo le tasse. Hai capito, ma quante ne sapevano! E quindi, come dire, abbiamo una tradizione legata alle acciughe che potrebbe essere legata in realtà al tentativo di sopravvivere senza avere capelle sulla testa. E questa storia qui parla di sale, ma non di acciughe. Togliamo il sale dalle acciughe e parliamo solo di sale. Quando regnava in tutta la Valle Maira Ludovico II, Marchese di Saluzzo, centinaia di anni fa, anche a San Michele di Prazzo cominciò a scarseggiare il sale. Il sale a quei tempi era così importante che si attraversava la montagna per andare a prenderlo fino al mare. E se per caso, come capitò nell'anno imprecisato della nostra storia, non ce n'era per tutti gli usi a cui serviva, la gente sragionava come durante una carestia. Non si sa come si comportarono gli altri valdigiani, ma quelli di San Michele decisero, dopo averci molto pensato, che il poco sale rimasto doveva essere seminato. Lo seminarono infatti in un fazzoletto di campo e aspettarono 3 settimane. Poi andarono tutti insieme per la raccolta. Però nel vedere quel campo pieno soltanto di grilli, rimasero lì a guardare come tante statue di sale, senza sapere cosa fare. Si svegliò per primo il sindaco, che autorevolmente dichiarò: «I grilli hanno tolto il sale dal campo e noi dal campo toglieremo i grilli». E ordinò che ogni San Michelese si armasse di bastone e cominciasse a menar colpi ovunque un grillo si posasse. I San Michelesi trovarono giusta la decisione e quando uno di loro vide un grillo proprio sulla testa del sindaco, non ci pensò neppure un momento, con una randellata precisa abbatté il grillo con tutto quello che ci stava sotto. E fu la fine di quella strana guerra, come risulta dalla risposta che gli uomini diedero alle donne che li aspettavano sulla soglia di casa: «Ne abbiamo fatti fuori 2, uno dei nostri e uno degli altri». E fu anche l'inizio del soprannome che da quel giorno si meritarono i San Michelesi, chiamati in tutta la Valle Maira, ancora ora e forse per sempre, i Grick. I grilli. Che bellissima storia, ma vedi, tu ne sai sempre talmente tante, una più bella dell'altra. Questa addirittura aveva quasi dei riferimenti politici, mi è piaciuta questa cosa, molto divertente, mi fa sorridere, era quasi scontata questa battuta. Sì, ma a girare per le valli, noi tutte queste storie le abbiamo raccolte, ne abbiamo più di 200 raccolte nel corso degli anni con i laboratori che facevamo nelle scuole delle valli, invitando i bambini a farsi raccontare dai genitori, dai nonni storie. Adesso c'è questo patrimonio che, come dire, custodiamo gelosamente. Ma noi di questo ne siamo molto contenti, perché questo momento delle tue storie piace molto, quindi insomma sono ben felice che tu ne abbia davvero tante da raccontare. Quindi ovviamente ti do appuntamento alla settimana prossima per un'altra storia nuova. Ah certo, però settimana prossima, visto che siamo vicini ad Halloween, sarà una storia un po' noir e un po' macabra. Eh certo, come quelle che piacciono a me, tu sai, no? Quindi benissimo, non vedo l'ora. Grazie Jimmy, salutiamo Jimmy Basilotta, che ritroveremo la prossima settimana. Ancora grazie, a presto. Grazie e un saluto a tutti. Le storie di Jimmy.
Le storie di Jimmy.